Il bel paese. Questo nostro bel paese non riesce ad uscire dalla crisi, condizione in cui ci hanno relegato tutte le coalizioni che hanno governato. Gli unici provvedimenti che sanno approvare sono le nuove tasse che dobbiamo pagare, grandi economisti che dovrebbero andar via perché deprimono sempre più l'economia e non hanno ancora capito che se la pressione sale si ha una riduzione del gettito fiscale. Pure i consumi sono diminuiti perché i cittadini sono tutti falliti. Anche le aziende più efficienti sono costrette a chiudere i battenti o preferiscono la delocalizzazione grazie anche alla globalizzazione. Dobbiamo competere con i marocchini e i cinesi che pagano qualche euro il lavoro di 2 mesi. I politici sanno quali tagli fare. Solo i loro privilegi non sono da tagliare. Hanno spremuto le famiglie come un pomodoro per pagarsi le pensioni d'oro. E tu, comune mortale, per maturare la pensione devi accumulare 50 anni di contribuzione. Così, quando arriverà quel giorno tanto atteso, sarai già al cimitero dentro una bara steso. Mentre questi politici da strapazzo, e se non dico il vero ditemi pure che son pazzo, per una mezza legislatura dove erano sempre assenti, si fregano un vitalizio da grandi dirigenti. In Italia tutti quelli che sanno rubare sono personaggi da ammirare e chi non ne è capace impara in fretta come fare ad accaparrarsi la sua fetta. E chi non approfitta del potere perché è onesto, per l'opinione pubblica è un cretino, questo. Nella nostra popolazione l'allele più frequente è quello della capacità di fregare l'altra gente. Ma la cosa peggiore ed allarmante è che si tratta di un gene dominante. In qualcuno a volte manca la sua espressione, ma solo perché non ne ha avuto l'occasione. Parassiti patogeni che hanno tolto la speranza e le emozioni alle nuove generazioni che non vedono nel futuro il chiarore di un lumino, ma assistono impotenti al loro oscuro destino.